Ragazzi, pausa pranzo, molto al fly, mi sto cucinando una matriciana. Oggi a pranzo, pasta. Chissà, se fossi stato in ufficio oggi era il giorno della pizza, solo che ultimamente martedì non ci sto più andando. Sarà che appunto il lunedì sono tipo potenti come momenti e quindi mi prendo del tempo un po' per riposarci sopra. E martedì mi pare adeguato come giorno. Sì, comunque sarà una matriciana un po' rivisitata, anche perché uso la pancetta al posto del guanciale e uso il grana al posto del pecorino. Sempre il solito discorso, ragazzi. Sempre il solito discorso. Allora, e pasta, pentola, questa perfetta. Qua lasciamo andare un pochino. Stavolta volevo che avesse un pochino di crosticina, quindi la lascio andare un pochettino più del solito. Ragazzi, pazzesco, il canale YouTube americano ha caricato il video 12 minuti fa, già 600 views, e tra l'altro hanno usato la mia thumbnail, la copertina che ho fatto io, quindi top ragazzi, sempre al top. Nelle ultime settimane stanno scegliendo sempre le mie come copertina, perché siamo una decina di editors in tutto, ognuno fa proposte. E quelli sarebbero bei numeri da arrivare. Comunque, ho finito di lavorare ormai da 5 minuti e mi rilasso in 2 secondi, preparo lo zaino e vado in palestra oggi, perché non ho scuse, devo prendere ogni occasione buona per andare se sono libero e ho tempo e entusiasmo. E non ho voglia, ma devo. Ragazzi, sembreremmo bloccati a 2499 iscritti oramai da 2 giorni, o meglio, negli ultimi 2 giorni ne ho persi 2 e ne ho guadagnati 2, quindi cioè, comunque sono bloccato lì fermo, mannaggia me, e mi devo tagliare i capelli in tutto questo, perché continuo a toccarmeli così. Poi sono andato in palestra prima, mi sono massacrato, e una mia amica mi ha fatto la scheda, insomma, finalmente. Mamma, cos'ho qua, il cazzo? Un brufolo enorme, cos'ho lì? Non mi vedo. Vabbè. E la mia amica ha fatto la scheda, che ho provato a seguirla un po' per il full body, visto che non aggiornavo la mia scheda. Mamma mia, non l'aggiornavo da 3 anni, quindi ci sta aggiornarsi un pochino. Fatto sta che dopo la doccia io sono lì. Fatto sta che dopo la doccia io sono lì che mi guardo, così dico, ma cioè, mannaggia miseria, mi devo tagliare qua, devo potare il tutto. Quindi, visto che devo andare in barca questo weekend, che in tutto questo stiamo scegliendo anche il menù e quant'altro con gli amici per ingozzarci, ma da vegetariani questa volta, sarebbe caso magari tagliarmeli prima di andare, così poi, visto che mi bagnerò e questo weekend, tra parentesi, lì sull'isola d'Elba dovrebbe diluviare, e vi porterò con me ovviamente per questa esperienza nautica di tutto rispetto, potrebbe essere una bella idea tagliarseli. Sono stanco, ragazzi, sono stanco oggi, un sacco di cose. Con l'agenzia sono arrivato a un punto di disperazione per la casa, almeno, dove non so sinceramente se riusciremo a fare tutto in tempo. Non lo so, perché i documenti che mancano sono importanti e soprattutto non sono documenti che l'agenzia ha. E già facendo l'accesso agli atti per la visura camerale e quant'altro, mancano dei documenti, non si riesce a capire come mai, e quindi a livello di catasto forse non dovremmo esserci, e la banca ovviamente se ne lamenta, che poi la banca è qua per tutelare me, quindi ci sta, però io vorrei la casa. E quindi, ragazzi, un po' così, questa è un po' la preoccupazione per il momento. Per il resto io adesso mi sa che mi faccio una buona tisanina, così vado a letto, mi sa direttamente tra poco, sono le 10:30, quindi ci sta. Mi guardo una puntata di una serie, Gli Anelli del Potere, la 6ª puntata. E poi si dorme, ragazzi. Anche domani sono da remoto, fortunatamente anche domani. Giovedì invece torno, e giovedì sarà la giornata dove poi post lavoro andrò a fare la spesa per questo weekend. Io sono l'addetto ai superalcolici, quindi, e vino e quant'altro, quindi insomma va bene, non ci lamentiamo.
E niente, ragazzi. E niente. Quindi detto questo, oggi di pochi video oggi, ragazzi. A volte gli aggiornamenti sono pochi da dire, o comunque io durante la giornata magari faccio altre robe, non riesco a stare dietro la videocamera, la dimentico in macchina e non si riesce, anche perché stancante. A volte è stancante. Dopo palestra sono andato a casa di una mia amica, ci siamo mangiati un brodo, una vellutata con i carciofi. Buona, per carità, ma c'è una vellutata quando vuoi che mi sfami. Spoiler, non mi ha sfamato, ma ogni tanto bisogna andare a mangiare meno calorie di quelle che si consumano, perché sennò io, cioè, dovrò sempre dare ragione a quella cazzo di bilancia che dice che sono ciccione. Quindi per una volta essere under calories ci sta. Quindi mi piace, la prendo con filosofia, anche se ho fame. Noi ragazzi, spero che domani ci siano, insomma, contenuti più interessanti. A volte i video sono così, mi dispiace, non so cosa farci. Sono riuscito anche a editare i video di questi giorni, questo pomeriggio, prima della pale. Quindi dai, mi sono portato un po' avanti. Io vi invito, ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo domani per un prossimo video, sempre alle 11, mi raccomando. Voi fatevi sentire, ragazzi, qua sotto, importante, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché è l'unico strumento che avete, oltre a quelli che vi ho già menzionato, per, insomma, dimostrare che ci tenete a questo canale, a questo mio percorso. E niente, noi ci vediamo domani, ciao!